Il cliente ti dice, ok, mandami il preventivo e poi ti farò sapere. E poi non si sente più. Perché succede? E cosa puoi fare per vendere senza farti rimandare? Ma il preventivo, se usato correttamente, diventa uno strumento di vendita troppo potente. E questa è una cosa che i freelancer che fanno 5.000 o più ogni mese sanno bene. Perché ci sono due tipi di preventivi. Quello noioso, antipatico e deprimente e quello che ti aiuta a vendere di più. Ti farò vedere entrambi i preventivi insieme a dei consigli che c'entrano col preventivo sulla partita IVA e come si apre. Tutto ciò con l'aiuto di Fisco, ma ne parliamo dopo. Allora, tu potresti pensare che coloro che chiudono clienti altopaganti hanno fortuna o che conoscono le persone giuste. E in parte è vero, ma c'è una cosa che ho notato in tutti gli imprenditori e i freelancer che ho conosciuto negli ultimi 4 anni da quando lavoro online. Se segui delle specifiche regole e fai il preventivo secondo un tipo di modello, ti sarà molto più facile chiudere clienti. Come faccio io a saperlo? Perché avevo gli stessi problemi che hai tu e appena ho iniziato ad applicare questi consigli, la mia carriera è cambiata per sempre. Ah, e sicuramente vorrai prendere appunti, quindi prepara il quaderno degli appunti. Il preventivo sbagliato. Vediamo dove spesso si sbaglia. Questo è il classico preventivo vecchia scuola. Ora, cosa c'è che non va in questo coso? I prezzi ci sono, il totale c'è, i servizi ci sono. E il problema è proprio questo. Che tu stai mostrando la parte più difficile della vendita. Ovvero il fatto che lui deve darti soldi. Ora, lo so, quando vendi un servizio molto complesso, molto grande, ha senso questo, perché uno deve vedere tutti i costi collegati, il preventivo, perché il prezzo è alto, eccetera. Un documento del genere, formale, lo puoi usare, ma non come strumento di vendita. Perché non vende, non funziona. C'è una grossa differenza tra strumenti organizzativi che servono per gestire soldi e strumenti che usi per convincere gli altri a dirti di sì. Vediamo adesso un preventivo di successo. Prima pagina, intro. Intanto la prima pagina è brandizzata e contiene informazioni base su di me e sull'azienda con cui lavoriamo. Avere quella prima buona impressione che spacca è fondamentale. Se sbagli quella, non puoi mai tornare indietro. Se dopo la call lui rifà vedere il preventivo a un suo socio, lui deve dire tipo, wow, che bella presentazione, o fuori di testa, non deve guardarlo e dire, oh Cristo, numeri. Seconda pagina, panoramica. Una panoramica molto generale e focussata sugli obiettivi del cliente. E se non sai cosa includere, metti questo. Una frase su cosa fa il cliente. Una frase sull'obiettivo del progetto. E una frase su cosa farai tu. Terza pagina, obiettivi. Inserisci gli obiettivi del progetto, insieme a stime precise dei risultati reali che gli porterai. Devi sempre mettere prima gli obiettivi e quello che a lui farai ottenere, non quello che lui deve dare a te. Quello che tu dai a lui. Segnati quello che sto per dirti ora. L'obiettivo del cliente sono i risultati, non i tuoi servizi. Ad esempio, se tu fai content per loro, l'obiettivo non è creare 10 video. L'obiettivo è fare X views per generare X nuovi clienti. Capisci? Quarta pagina, compiti. Inserisci adesso tutte le cose che tu farai e come le farai. Devi dire esattamente cosa farai per il cliente. Di nuovo, qui concentrati su cosa fai, perché tu lo fai meglio, perché sei bravissimo, non sui prezzi. Quinta pagina, preventivo vero e proprio. Ed è qui che si inserisce la parte dei prezzi. Qui devi fare una tabella molto chiara, molto semplice, soprattutto se ci sono tante cose da listare. Ora, come vedi in questo preventivo, ci ho anche messo l'IVA del 22%. Per quanto riguarda questa parte, tu dovresti mettere l'IVA 22%? Dipende, quindi ti spiego l'IVA molto velocemente. Quando tu compri quasi qualsiasi cosa, lo sapevi che paghi le tasse? Quell'imposta si chiama IVA e di solito in Italia è 22%. Quindi se tu compri un prodotto a 10 euro, l'IVA sarà 2,20 euro. Quindi tu come freelancer potresti dover pagare l'IVA. Potresti in base a cosa? Beh, in base al servizio che offri, ma in base anche alla partita IVA che hai. Senti, so che sembra complesso. Ed è perché lo è. Però per tua fortuna esistono persone che ti possono aiutare. E senti qua, se hai bisogno di capire come funziona, ti consiglio di fissare una consulenza gratuita con FiscoZen. Un'azienda che fa proprio questo, offre una mano a chi deve capire come funziona la partita IVA e come muoversi in questo mondo. Senti, per anni l'unico modo per aprire partita IVA era sperare di trovare il commercialista giusto che ti spiega le cose e te le mette in chiaro. Il bello di FiscoZen è che hanno reso tutto ciò molto più semplice. Potrai usare una piattaforma su cui puoi fare login e subito potrai vedere la tua situazione fiscale. Avrai il calcolo delle tasse che devi pagare, la previsione del fatturato dell'anno successivo e tutte le scadenze sempre sott'occhio. E poi sempre da lì potrai anche mettere fatture con modelli precompilati senza dover usare tutti i software complessi che ci sono di solito. E se hai dubbi puoi anche scrivere a consulenti in chat a cui puoi fare tutte le domande che vuoi. Avrai anche un commercialista dedicato, disponibile al telefono oppure per email. Ed è tutto incluso in un unico
abbonamento annuale, compresa dichiarazione redditi e l'invio degli F24. So che tantissimi hanno ansia di iniziare a fare business online per colpa della partita IVA, e secondo me non è giusto, perché dovresti poter seguire i tuoi sogni e poter fare quello che vuoi fare. E Fiscal Zen mi piace proprio per questo, perché ha reso tutto questo ambaradam molto, molto semplice. So che ti interessa, quindi clicca il primo link in descrizione e potrai fissare una consulenza con loro a gratis, e risparmierai anche 50 euro sull'iscrizione se usi il mio link. Quindi fallo. Grazie a Fiscozen per aver sponsorizzato questo video. Quindi, cosa devi fare? Regola numero 1, fallo bello. So che sembra una cavolata, ma stammi dietro. Se invii questo al tuo cliente, sembra una fattura noiosa. Fallo attraente, e metterci il logo in cima non basta. Ah, e guarda che non devi essere un designer. Ci sono un sacco di template su Canva che puoi prendere, modificare e rendere tuoi. Regola 2, mostralo in call. Segnatelo, il preventivo va mostrato in call col cliente. Perché? Perché se lo fai vedere in call, puoi presentargli tu i vantaggi. Hai controllo. Se c'è qualche fraintendimento lo puoi risolvere, e se hanno obiezioni le puoi togliere subito in call. Questo è fondamentale, ragazzi. O fai tutto in call o nada. Ciao. Perdi tempo. Nella call devi seguire questa scaletta. Presenta lo schermo, per 5-10 minuti spiega il preventivo e la strategia. Alla fine devi dire il prezzo e puoi chiedere e capire se hanno preoccupazioni o domande o dubbi. Regola 3, non avere paura di essere diretto. Le cose come stanno, troppa diplomazia fa solo fraintendimenti. Se credi che il cliente non si fidi di te, digli proprio, ok? Cosa posso fare per far sì che tu cominci a fidarti di questa proposta, signor cliente? Se lui vuole una garanzia non realistica, spiegagli senza peli sulla lingua. Non è possibile, spiegagli per... Da 4, fai rundown dei prezzi in call. Quando ci sono servizi complessi che costano di più, prospect potrebbe far fatica a capire perché ci sono di mezzo dei prezzi così alti. 15k, fuck. Esempio, facciamo che devi fare uno shooting per una pubblicità. Se il cliente vede studio e produzione 5.000 euro, la sua reazione sarà: ma perché cavolo costa così tanto? Se invece gli spieghi bene ogni costo, lui capirà il prezzo alto. Ad esempio, potresti dirgli: 5.000 euro, ecco perché l'affitto della camera ci costa 900 euro, gli attori 500, il make up 500, l'operatore camera è da prendere esterno, quindi 250 euro, e così via. Regola 5, non avere paura di dire il prezzo. Ah, e per dire il prezzo ti condivido la mia formula personale. Generalmente preferisco dire il prezzo totale IVA inclusa, quindi il totale da pagare è 3250 euro. Bam, price. E poi aspetti la sua reazione. Generalmente star lì a tipo pensare un po' per qualche secondo e poi ti farà una domanda. Quando ti fa questa domanda, te vai sulla pagina che corrisponde alla risposta a quella domanda sul tuo preventivo. Tipo, se ti chiede: ma questo come funziona? Vai a vedere la parte strategica del preventivo, te lo spieghi e poi torni sul prezzo e fai avanti e indietro quando lui ha domande tra prezzo e spiegazione, fino a quando lui non ha più dubbi. E attenzione, quando ti dirà di sì, te lo dirai e basta. Sì, sono d'accordo, partiamo. Regola 6, se il cliente ti chiede di inviargli il preventivo un po' per forza, qualifica. Generalmente preferisco seguire questa struttura con il cliente: chiamata 1, chiamata 2, chiamata 3. Chiamata 1, capiamo il progetto, dura dai 10 ai 15 minuti. Chiamata 2, capiamo meglio di cosa si tratta e andiamo a sviluppare gli obiettivi del progetto, e dura sui 60 minuti. Chiamata 3, preventivo. Se in una delle prime due chiamate lui ti chiede il preventivo, che ancora non ce l'hai perché lo fai nella terza, devi qualificare. Puoi anche dire questo: certo, sono contento di farti vedere il preventivo, te lo svilupperò e te lo mostrerò in una chiamata dedicata, perché essendo un progetto complesso a cui tengo, ci sono tante cose da vedere, studiare e dire. Che ne pensi? Proprio che ne pensi? Ok, che ne pensi? È importante fare la domanda finale, no? Vendita 101, compra vendita 101, link sotto. That's it, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Fiscozen. La prima consulenza è completamente gratuita e ci avrai pure uno sconto di 50 euro per il primo anno di abbonamento. Che tanta roba. Link qui sotto, grazie per lo sponsor Fiscozen, ci vediamo.